è certo uno scandalo perdere in casa contro una delle squadre più competitive arrivati a questo punto dei playoff. E la Virtus Entella versione casalinga, si sapeva già fin dalla vigilia, non sarebbe certo stata quella squadra timida e difensivista vista allo Zaccheria. Infatti ha interpretato il match nel migliore dei modi, con un pressing alto, raddoppi sul portatore di palla, Peterman si è visto molto poco, e anche una veloce fase offensiva con gli avanti biancocelesti più in palla rispetto all'andata. Ma c'è un però. Sì, perché uscire così comunque fa male. Fa male perché se raggiungi il pareggio e ti ritrovi in superiorità numerica per l'espulsione del giocatore più talentuoso degli avversari, allora la partita dovrebbe mettersi comunque in discesa. E invece un gol partito da una rimessa laterale, la palla che rimbalza più volte sotto il naso dei nostri difensori e del portiere, che forse avrebbe dovuto risolvere la situazione facendo sua la palla vagante, ed ecco il gol del 2-1. Zeman, nel giorno del suo compleanno e di quello del Foggia Calcio, una romantica coincidenza, non si fa e non ci fa il regalo che tutti ci aspettavamo e che forse i tanti foggiani esuli presenti sugli spalti, partiti da ogni angolo del nord, probabilmente si meritavano. Ora bisogna pensare alla nuova stagione, serenamente, con pazienza, con attenzione, confermando quanto di buono creato e scongiurando l'ennesima ricostruzione. Basta anni zero. L'anno zero non è la strada più saggia per puntare ad un campionato di vertice, a meno che la società ti fornisca una vera e propria corazzata, ma anche lì non abbiamo la certezza, vedi il Bari l'anno scorso. Vanno analizzati caso per caso le situazioni, dall'accordo con lo staff tecnico che ha raggiunto l'obiettivo dei playoff nazionali, anche però sulla base del budget che verrà fornito e messo a disposizione dalla società, fino alla conferma oppure ai saluti con quei giocatori che non garantiscono il salto di qualità o che non hanno pienamente convinto al netto dei prestiti secchi. Insomma, ci sarà il tempo di analizzare il campionato appena concluso. Intanto lecchiamoci le ferite. Il Parigi a voi, Foggia.